Buongiorno a tutti. Adesso mi trovo nella stanza più frequentata della casa, purtroppo per me, dove c'è un elettrodomestico che tutte noi amiamo follemente e che conosciamo, ve lo faccio vedere. La lavatrice. La lavatrice è un elettrodomestico che utilizziamo molto spesso durante l'arco della giornata. Andiamo al supermercato, acquistiamo litri e litri di detersivo, ci portiamo peso a casa, inquiniamo l'ambiente con migliaia e migliaia di contenitori di plastica e oltretutto, senza rendercene conto, creiamo dei danni alla nostra salute. Perché? Perché nel detersivo commerciale che acquistiamo sono presenti tante sostanze chimiche che molto spesso creano dei problemi dermatologici andando a contatto prima con la biancheria e poi con la biancheria andando a contatto con la nostra pelle. Quindi oggi vi propongo volentieri una ricetta collaudata, nel senso che la utilizzo da molto tempo e sono entusiasta perché funziona ed è il detersivo per la lavatrice. Il detersivo per la lavatrice, perché crearlo in casa? I motivi io li ho riassunti in tre principali motivazioni. La prima è la riduzione del carico di inquinamento ambientale, quindi la riduzione della plastica presente nell'ambiente, perché possiamo riutilizzare flaconi che abbiamo già di detersivo oppure i flaconi di acqua demineralizzata che andremo a utilizzare per contenere il detersivo. Poi faremo un detersivo con semplice sapone di Marsiglia, quindi a tutela della nostra pelle e quindi di conseguenza senza presenza di agenti chimici dannosi per la nostra pelle, quindi che non ci creano irritazioni, quindi anche per i neonati è una tutela in più. Poi, senza tenere presente che il terzo motivo è un risparmio economico non indifferente, perché con un po' di saponetta si riescono a ottenere anche 8 litri di detersivo. Una volta fatto il lavoro, tipo oggi lo faremo insieme, e durerà mesi e mesi questo detersivo. È un detersivo concentrato dove non serve nemmeno l'utilizzo dell'ammorbidente, quindi trascurando anche l'acquisto di ammorbidenti. E di conseguenza è un sapone concentrato, basta poco prodotto per una massima resa, mentre nel detersivo che acquistiamo dobbiamo metterne tantissimo per avere la stessa resa. Adesso vi farò vedere come con tre semplici ingredienti si riesce a fare un buon detersivo senza correre a destra e a sinistra con inquinamento anche ambientale con la macchina e quindi di inquinamento ambientale anche da quel punto di vista. E comodamente avendo un detersivo a casa, nel momento in cui ci serve lo produciamo e siamo a posto per un po' di tempo. Quindi adesso andiamo agli ingredienti e al procedimento. Eccoci agli ingredienti che vi serviranno per la realizzazione del detersivo liquido per la lavatrice. Ci serviranno 250 g di sapone di Marsiglia. Possibilmente sceglietelo senza troppi ingredienti presenti nell'elenco INCI, ma se andate su internet c'è tutta la dicitura di tutti gli ingredienti e le spiegazioni per cercare di evitare quelli possibilmente dannosi per la nostra salute. Poi 6 cucchiai di olio vegetale, ho utilizzato l'olio di mandorle, 6 cucchiai di bicarbonato di sodio da cucina che funge da igienizzante. 6 litri di acqua demineralizzata. Io faccio solo 6 litri oggi perché avevo disponibili questi, ma potete fare anche 8 litri aggiungendo al sapone di Marsiglia altri 50 g di prodotto. Quello che ci serve è una pentola capiente, infatti ci stanno tutti i 6 litri e avanza anche un pezzo. Come si vede, in modo tale che durante la bollitura nella gas non fuoriesca. Poi vi serviranno una mini pimer e una tavoletta dove tagliare appunto il sapone di Marsiglia in piccole pezzi per poterlo meglio sciogliere all'interno dell'acqua. Adesso io ho già versato ovviamente l'acqua demineralizzata
all'interno della pentola e andrò a metterla sul fuoco. Nel momento in cui giunge a bollore, aggiungerò il sapone di Marsiglia tagliato finemente, ma vi faccio vedere. Adesso vado un attimo a metterlo nel fuoco. Nel frattempo che aspettiamo che l'acqua giunga a bollore, vi spiego il perché della scelta che ho fatto di utilizzare la saponetta invece delle scaglie che sarebbero più comode e dell'acqua demineralizzata rispetto all'acqua di rubinetto. Il motivo è semplice, nel primo caso della saponetta perché c'è un risparmio economico, perché appunto le scaglie, essendo già ridotte in scaglie, vengono a costare di più. L'acqua demineralizzata perché rispetto all'acqua del rubinetto è stata privata di tutto il carico salino, compreso anche il calcare, quindi il calcio, che può portare problemi alla serpentina della lavatrice. Quindi, mentre l'acqua di rubinetto è ricca di calcare, l'acqua demineralizzata no. Quindi, prevenire il calcare nella lavatrice, almeno dal punto di vista del detersivo, può essere fatto con l'utilizzo dell'acqua demineralizzata. L'acqua è giunta a bollore, spegniamo perché se lo lasciate acceso e lo fate ancora bollire con il sapone dentro, per mia esperienza personale, le prime volte che lo facevo, vi inonda tutto il gas. Quindi spegniamo il fuoco, aggiungiamo tutto il sapone e mescoliamo fino a che il sapone si scioglie completamente. Sciolto il sapone, anche se c'è ancora qualche pezzettino, non importa, ma si scioglierà in seguito. Aggiungiamo il bicarbonato e mescoliamo possibilmente con un mestolo di legno. Adesso mescoliamo e facciamo sciogliere completamente il bicarbonato. Mescolato e sciolto tutto, aggiungiamo i 6 cucchiai di olio vegetale e mescoliamo. Mescolato tutto, adesso lasciamo riposare per un 6-7 ore. Se lo fate ad esempio la sera, lo lasciate riposare tutta la notte perché cambierà consistenza da liquido così, ovviamente. Quando si raffredderà, il sapone rilascerà le saponine e risulterà una gelatina molto compatta che poi andrà frullata col mini pim. Ma vi faccio vedere nel momento in cui tutto si è raffreddato. Dopo 6-7 ore il detersivo si è raffreddato. Vedete la consistenza che è così? Ha cambiato proprio aspetto, è diventata gelatinosa perché il sapone appunto ha rilasciato tutte le sue saponine. Adesso ho distribuito tutto il contenuto del pentolone in tre pentole in modo tale che si sia raffreddato prima e oltretutto riesco meglio a frullarlo col mini pimer. Quindi adesso andrò a frullare tutti e tre le pentole con il mini pimer. Ecco, dopo aver frullato col mini pimer, se vi riesce difficile perché si è troppo gelificato, rompetelo un pochettino prima e poi andate col mini pimer per non surriscaldare il mini pimer. Adesso si è creato un crema uniforme, non ci sono pezzi in rilievo e così anche qua, sì, benissimo. E così guardate che spettacolo, io sono innamorata di sto prodotto. Ecco qua. Allora, dopo che ci siamo assicurati che non c'è nessuna parte non frullata, torniamo a rimettere tutto nel pentolone principale. Ho rimesso tutto nel pentolone principale per assicurarmi che tutti gli oli, tutti gli ingredienti che ho messo al suo interno siano tutti presenti nella stessa misura in tutto il prodotto. Adesso io riempirò, come ho detto prima, di non buttare via i contenitori, questi contenitori qua dell'acqua demineralizzata e anche uno di quelli che avevo già in precedenza, che ho già riempito un po' del precedente, adesso rimbocco. Allora, il detersivo devo riempire il flaccone fino a questa altezza perché deve rimanere un po' di spazio in quanto il prodotto, prima di essere utilizzato ogni volta, va
sbattuto e miscelato perché l'acqua tende, contenuta nel detersivo, a sedimentarsi nella parte inferiore. Quindi bisogna sbatterlo ogni volta e utilizzarlo. Adesso invasiamo nei contenitori. Ecco qua, abbiamo riempito il nostro flacone circa fino a qua perché poi prima dell'utilizzo si fa questo lavoro qua, all'ingiù è così. Possibilmente il contenitore deve essere abbastanza flessibile perché una volta che si preme va meglio perché si tende a solidificare un pochino. Nel caso si solidifichi si può aggiungere ancora un po' di acqua e miscelare di nuovo il tutto. Ma bisogna che sia un po' flessibile appunto perché se risulta solido è facile poi metterlo nel dosatore. Io faccio così, metto il dosatore così dentro il cestello della lavatrice. Mi andranno circa 2 cucchiai di prodotto all'interno per un lavaggio, boh, io metto abbastanza, lavatrice bella piena. Quindi un 2 cucchiai secondo me bastano. Poi, per quanto riguarda la profumazione, secondo me è inutile utilizzare gli oli essenziali, non perché non siano validi e buoni, ma perché sarebbe un costo veramente esorbitante utilizzare nel detersivo per la lavatrice. Quindi io faccio questo trucchetto qua. Utilizzo un olio, in questo caso non l'ho messo, però negli altri casi utilizzo un olio tipo ad esempio di melograno, che ha una profumazione sua già abbastanza delicata e piacevole, quindi si può profumare il detersivo in questo modo qua. Perché utilizzare anche le essenze profumate io non sono d'accordo perché comunque sono sempre di derivazione chimica. Spero la ricetta vi sia piaciuta, buona lavatrice a tutti e alla prossima!